this cave there are some stalactite and the stalagmite. One of them looks like Madonna preaching. Do you see? He's on top behind the railing. Signori, siamo arrivati alla Grotta Bianca. All'interno di questa grotta ci sono stalattiti e stalagmiti. Ce n'è una che somiglia alla statua della Madonna. La vedete in alto dietro la balaustra. Another symbol of the island. It looks like the head of elephant. Vedete? Vedi che c'è gente dietro. Ah, quello là. Che cos'è un po' che Curzio Malaparte era uno scrittore italiano famoso negli anni 50, visse a Capri, fece costruire questa bella villa che è un altro simbolo di Capri. Curzio Malaparte fu l'autore del libro La pelle. On your right, Villa Malaparte, the Red House, was belonged to Curzio Malaparte, Italian writer, lived in Capri during the 1950s. Curzio Malaparte was the author of the famous book La pelle, the skin. Davanti a voi ci sono i famosi faraglioni di Capri, sono queste tre rocce, simboleggiano l'isola insieme alla Grotta Azzurra. Nel faraglione di mezzo c'è un arco che si chiama l'Arco dell'Amore. Tra poco passeremo sotto l'arco dove gli innamorati si baciano perché porta fortuna. In front of you there are the famous Faraglioni rocks, are the symbol of the island, with the blue cave. Now, below the middle one there is an arch, it's called the Arch of Love, where lovers kiss to each other for good luck. You can try. Sui Faraglioni vive anche la lucertola azzurra, molto famosa. Una specie caratteristica. On the Faraglioni rocks lives the blue lizard. Signori, stiamo passando sotto l'arco, baciatevi che porta fortuna, esprimete un desiderio d'amore. We passing through the arch of love, kisses to each other for good luck.
bella foto ricordo con i faraglioni alle vostre spalle. Sulla vostra destra c'è la baia di Marina Piccola, il lato sud dell'isola. Qui si affacciano gli alberghi, le ville e i belvederi più famosi di Capri and the viewpoint of the island. Behind you the orange building, the pink building is the Tragara Hotel. There is a Tragara viewpoint, a very romantic place. It's possible to get there by foot from the little square, Capri Center. In the middle of the bay there is the Castiglione Hill. In the top you can see a medieval castle. There is another viewpoint. On the right, a little bit on the right, there is the Krupp Street. The Krupp Street, it has a serpentine shape. Beginning on top from Augustus Gardens, other viewpoint, and arriving down below to Marina Piccola, the end of the bay. On top, there is the highest point, Monte Solaro. There is possible to get there with the chairlift from Anna Capri Center. From the top, there is a great view on the Bay of Naples. Signori, in alto c'è il Monte Solaro, il punto più alto di Capri. Lì si arriva con la seggiovia dal centro di Anna Capri e da lì si vede un panorama indimenticabile sulla baia di Napoli. Thank you.
into the cave, you can see the some stone looks like monk preaching. Hey Meg, I'm gonna take a photo of you. Molto piccola,
stesso motivo possono entrare solo delle piccole barche a remi che portano 3-4 persone alla volta. Per questo si fa la fila. We approach outside the Blue Grotto. Now we show you the entrance. It's very small. For this reason, is the only way to go inside is the little boat, is to use the little boat, the rowboat. The Blue Cave was a nymphium in the past. For this reason, is a museum. To go inside, you need to make a line and pay the entrance, 14 euro each person, to go inside to pay the enter to the museum. Look on the right, near the little stairs, there is the little boat and the entrance. You see, they must wait the wave, they help with the chain and go inside. You see? Today is a little bit choppy, there is a little bit long swell. Vedete, oggi c'è un po' di onda lunga, si entra molto lentamente. Signori, al momento la fila eccede i 45 minuti di attesa per iniziare la visita. Noi adesso torniamo in porto e le persone che hanno il biglietto con la sosta alla Grotta Azzurra hanno la facoltà di riutilizzare lo stesso biglietto. Di Ana Capri, lì soggiornava Re Farouk d'Egitto negli anni 50 con il suo harem, c'è un bel panorama sulla baia di Napoli, da lì comincia Ana Capri, invece il lato sinistro è Capri. Look on your right, on top there is the Caesar Augustus Hotel, on the right beginning Ana Capri, on the left begin Capri. The island is on the island there are two commons, Capri and Ana Capri. Ahead of you on the right there is Marina Grande, the north side. Behind the harbour there is the public beach. If someone wants to have a swim, above there is a Capri Center. You see the cup of charge. It's very easy to get there. There is a funicolare railway. 3 minutes you are there. The center is only walking area. If somebody wants to go to Ana Capri, there is a bus service. In Ana Capri there is another, there is a Villa San Michael to see, and the chairlift to get the highest point, Monte Solaro, the main attraction. Signori, stiamo tornando in porto. Sulla vostra destra c'è Marina Grande, il lato nord, dietro al porto c'è la spiaggia libera Marina Grande per chi vuole fare il bagno di mare.
Più sopra c'è Capri Centro, vedete in alto il centro di Capri, si vede la cupola della cattedrale, dice la famosa piazzetta. Si arriva con la funicolare in 3 minuti, poi il centro si visita solamente a piedi perché le stradine sono molto piccole. Chi invece vuole visitare Ana Capri, dalla piazzetta di Capri ci sono i pulmini pubblici che vi portano ad Ana Capri. Le attrazioni principali sono la villa di San Michele, dove c'è il museo di Axelmonte, un museo archeologico, e c'è la stazione della Seggiovia per andare sul Monte Solaro, il punto più alto di Capri. Signori, io vi ringrazio per la partecipazione, stiamo entrando in porto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e grazie a tutti. We are coming back to the harbor, I hope you are enjoy and I wish you a nice day on the island. Thanks a lot and goodbye. Absolutely brilliant. That's well worth 20 euros of Andy's money.